Buongiorno a tutti, sono Marta Artico, eccoci di nuovo con la nostra rubrica Commercio, qui nel negozio di Fratelli Trevisan, che ringraziamo. E con noi oggi c'è Valentina Angeli, che è una giovane, giovanissima, 24enne, che di professione fa la videomaker. Esattamente. Lei, intanto poi ci racconterà, ha fatto lo IUSVE, quindi ha studiato insomma all'Università Salesiana di Mestre, dove si è proprio specializzata in questa materia. Sì. E adesso è diventato il suo lavoro, perché poi è questo che noi racconteremo. Dai, intanto raccontaci i tuoi studi un po', no? I miei studi, allora. Io ho iniziato, ho fatto lo IUSVE, come hai appena detto, e ho fatto comunicazione grafica, e quindi io sono laureata in grafica e ho scelto quell'università perché appunto è un'università creativa, una bellissima università, e diciamo che mi serviva qualcosa per implementare il video, per cui anche studiare grafica è stato molto utile a livello anche lavorativo. Cosa c'entra la grafica con i video? Diciamo che è un po', impari il senso estetico, magari se devi aggiungerci delle scritte, metti le scritte fatte bene. E non come quando facciamo le storie noi su Instagram, no, rimpiccioliamo le scritte, le ingrandiamo. No, però è una cosa in più, nel senso che anche magari se vai a lavorare in azienda, oltre a fare solo video, chiedono anche l'utilizzo di tutto il pacchetto Adobe, quindi Photoshop, Illustrator, InDesign e così via. È stata una bellissima esperienza perché intanto abbiamo fatto tanti lavori di gruppo, quindi ho imparato a lavorare appunto in gruppo, a confrontarmi con le persone, e diciamo sono stata molto contenta di averla fatta. Ascolta, come ti è venuta la passione intanto di fare la videomaker? Allora, mia passione è partita da quando ero in terza media, prima superiore. Partiamo da molti anni fa. Quindi magari ragazzina, diciamo. Esatto. In pratica io sono sempre stata molto molto creativa. E io ho la passione per gli articolo 31, non so se... Dai. Ce la faccio! E in pratica avevo visto questo programma sul computer di mio fratello, che smanettava un po' sul computer, che era Windows Movie Maker, cioè un programma base, basic, per molto basic. E allora ho iniziato a fargli due video con la webcam. E ha detto, wow, ma si accostano uno all'altro, ma si può fare qualcosa. Allora ho chiamato la mia amica del tempo e ho detto, bene, adesso io mi vesto da J-Ax, quindi mi mettevo il cappellino in lana, mi facevo la barbetta con la matita nera di mia mamma, e lei faceva un'altra presenza all'interno del video, no? E a ogni azione corrispondeva, cioè ogni parola corrispondeva all'azione visiva corrispondente, quindi il taglio sul ginocchio, mostravamo il taglio sul ginocchio, la bici nel fosso, buttavamo la bici nel fosso, e da lì li mostrava mamma, perché ovviamente da piccolo chi mostri, no, i tuoi video, e mamma sorrideva, e quindi a me... E tu hai detto, forse a qualcuno interessa. Forse a qualcuno interessa, forse a qualcuno piace, porta positività, no? E di lì ho iniziato, andavo con i miei amici, avevo una bellissima compagnia, andavamo al Carnevale a Venezia tutti vestiti, e di lì mi portavo sempre la videocamera per riprendere il tutto, e facevo il montaggino alla fine, anche lì contentissimi, portavo ricordi. Così che un giorno un mio amico mi fa, ma Vale, ma perché non monti a ritmo di musica? Ti installo un programma più professionale, te lo impari e provi a montare a ritmo di musica. E lì allora mi sono spaccata di tutorial su YouTube e ho iniziato a montare video a ritmo di musica, sempre sul Carnevale, e ho visto che proprio mi piaceva. E alla fine è finita... Io inizialmente volevo fare la psicologa alle superiori, quindi ho fatto liceo Stefanini, ho fatto scienze umane. Sì, sì. Così dopo in quinta superiore ho detto forse non fa per me. Forse anche no. Quindi Vale, che vuoi fare? E allora ho detto, bene, cioè io voglio fare la videomaker, voglio farlo diventare quel lavoro, e quindi procediamo con in quella direzione. E quindi ho fatto l'IUSVE, ho imparato, insomma. Ma ascolta, oggi sì. È difficile lavorare facendo un videomaker? Cioè tu come ti sei fatta un po' a conoscere? Sei giovanissima, sì. Sei laureata 2 anni fa, no? Sì, mi sono laureata 2 anni fa. Allora diciamo che
È difficile ma non impossibile, perché io sono dell'idea che se tu vuoi puoi, nel senso che alla fine è un po' la mente, no, che fa tutto. Per cui se tu dici io non ce la faccio in una cosa, non ce la fai. Se tu dici io ce la faccio e sei motivata, ce la farai. Io insomma spero di farcela perché sono tanto motivata, ecco. E diciamo che è difficile, io ho iniziato un po' facendo gavetta, no? Quindi andando dall'amico, sì, facendo tanta pratica, andando magari in un ristorante di un'amica, ti faccio il video e così via. Dopodiché ho iniziato a conoscere il mondo dei matrimoni, che è stata una bellissima palestra. Ho iniziato seriamente quindi dal 2018 facendo, sì, matrimoni. E di lì, piano perché piano... Sono esigenti gli sposi, no? Sono esigenti, certo. Infatti lì è stato... mi ha aiutato tanto perché intanto sono riuscita ad assumermi delle responsabilità. Perché comunque è molto tosta fare un matrimonio. Cioè, carpe diem, no? Quindi non puoi perderti lo scambio delle fedi, se no sei fregato. Quindi diciamo... Il bacio, che la torta... tutto devi riprendere. Il parente che si viene. Esatto, tutto. Ci vuole bene. E quindi è stata... cioè, è una bellissima palestra e da lì ho iniziato piano piano a farmi conoscere. A farti conoscere. E magari buttandomi sempre nelle situazioni, provandoci sempre, perché alla fine sono dell'idea, magari chiedono un videomaker, io mi propongo, al massimo ricevo un no. Cioè, non ho paura di buttarmi nelle situazioni. Il no non ti spaventa? No, cioè nel senso, al massimo ricevo un no e dico, vabbè, ami, cioè, avanti un altro. Cioè, non è... Ascolta, sì, svelaci qualche segreto, tanto perché adesso voi non vedete, ma qui c'è una regia di due videomaker che ci stanno filmando. Ciao, colleghi. Esatto. Poi gli fai un filmatino. Assolutamente. Io tento sempre di spiegare, i video devono essere... veloci. Okay. No, allora dipende dall'uso che fai. Allora, se vogliamo parlare di video per i social, esatto, video, okay, per i social. Allora, per i video dei social, ad esempio, la musica deve essere ritmata, le riprese devono essere veloci e deve durare sui 30 secondi, proprio massimo un minuto, perché un minuto appunto, massimo. Sì. Perché l'attenzione media appunto è di 8 secondi, per cui... Ecco, questa cosa mi sconvolge, la nostra attenzione è di 8 secondi. Ma ormai con i social cioè va tutto veloce, capito? Cioè anche se tu pubblichi un video, che una volta per dirti ho fatto un progetto con la ristorazione di Mestre, e ho pubblicato sul Covid, cioè ho pubblicato sto video, ha iniziato a girare, però il fatto, cioè è durato un giorno, cioè è tutto veloce. Per cui non, cioè non è adesso l'hanno ricondiviso per un giorno e basta, per cui fine. Sì, per poi cui... si dimentica e poi si dimentica un po' come le storie esatto, di Facebook, di Instagram, esatto, almeno secondo me i social sono così, infatti per questo bisogna pubblicare tanto, starci dietro un po' come il Tamagotchi, no? Un po' come il Tamagotchi, devi dargli, esatto, devi dargli dei feed, esatto, no? Perché sennò muore, sennò alla fine se non gli dai da mangiare, se non gli dai benzina, non... Era meglio le piante grasse, però, esatto, che le lasci là. Che faccio? Esatto. Comunque, come i Tamagotchi, che però sì, sono anche quelli un po'... Sì, infatti mia mamma non me ne ha mai voluto prendere uno, perché sennò doveva starci dietro a un certo punto, quindi... Però c'era Animal Farm quando è iniziato Facebook, che perché... ma... Comunque, quindi... Social veloce, no? Social cioè... veloce, ritmato e sì, cioè deve essere una cosa coinvolgente, quindi magari anche studiare la prima clip da fare, sì, perché magari una clip, cioè i primi 8 secondi tu devi catturare l'attenzione, per cui nei primi 8 secondi ci deve essere una clip suggestiva, un qualcosa di... Qualcosa che ti faccia andare avanti, no? Sì, esatto, quindi tu devi pensare, ma io pubblico, ok, pubblico questo video, ma come faccio a far fermare il fruttore, insomma, chi guarda il video in questo qui? E quindi tu devi catturarlo fin da subito. Cioè, questo è fondamentale. Assolutamente sì. E come si fa? Bisogna studiare, cioè ad esempio se faccio un video per un, non lo so, per una persona, per un'azienda, comunque... devi capire un po', bisognerebbe capire prima mission, vision, valori, insomma, entrare in sintonia con il cliente, che la sintonia è fondamentale, fondamentale, per capire. E dopodiché, tra le varie clip, cioè io per i video vado tanto a cuore, cioè io sono una persona tanto di cuore
e per cui istinto anche, no? Istinto, per cui la clip dopo comunque anche l'esperienza ti aiuta, ovviamente, per cui devi provare finché trovi la via. E curiosità, secondo te che differenza c'è tra quelli per Instagram, Facebook o TikTok? Cioè il pubblico, l'età? Allora sì, allora Facebook è da boomer, no dai, comunque Facebook diciamo ci sono persone un po' più adulte. Le 25, perché vabbè, tu sì, Facebook. Io per dirti uso principalmente Instagram. Tu dici? Cioè, fascia d'età, Facebook magari dai... Anche io fosse per me userei. Sì. Sto dando meno anni. No, allora Facebook, ma io uso anche Facebook, sì. Però principalmente magari il seguito ce l'ho più su Instagram. Cioè io preferisco anche, lo conosco di più, sì. Su Facebook il target è dai 50 ai 30, insomma. 30-50 anni. Poi su Instagram c'è la mia generazione, quindi sì. Più o meno dai 30 ai 20 anni, e il resto TikTok. E TikTok sono proprio sbarbatelli, no? Ma in realtà io lo sto usando TikTok, cioè sto provando a conoscerlo. Sì. Ci sono tante cose trash. Perché è tanto trash, però ci sono anche tante cose, sì. Che tu vedi questi video e dici, caspita, questo qua è un genio. Ah, per esempio, lo psichiatra Crepè è stato tra i primi che è andato su TikTok. Capito. E cioè, lui è seguitissimo dalle mamme, dai, esatto. Genitori. Sì, cioè, devi trovare il tuo target, ci sono anche persone, appunto, veterinari, psicologi. Bravissimi, che utilizzano TikTok. Esatto, però sì. E poi c'è una cosa strana, tipo, che io ho notato durante quest'anno. Cioè, prima, se io mettevo una storia sul mio Facebook, sì. Ok, avevo una marea di visualizzazioni per alcune cose, no? Che vedo solo io. Adesso no, invece ho più visualizzazioni su Instagram che su Facebook. Non credo di essere io, penso proprio che la gente in un anno sia cambiata. Si è cambiata, forse. Cioè, non è cambiato il mio pubblico, perché comunque... è cambiata proprio, secondo me, si è un po' spostata forse, no? Assolutamente, sì, perché adesso cioè Instagram comunque ha un target forse più ampio rispetto a Facebook, cioè sì. Nel senso lo usano più persone e anche forse più semplice, più intuitivo, cioè ma io lo preferisco mille volte. Poi anche con i reel, per dirti, sta andando tanto, cioè adesso pubblichi tanti reel, perché anche i reel sono le cose che ti portano più seguito. Ecco, spieghiamo cos'è un reel. Un reel è un video breve da massimo 90 secondi, che adesso hanno aggiornato, e che anche lì è una specie di TikTok, però su Instagram. Quindi anche lì deve essere, anche quello deve essere dinamico, veloce, deve catturare, sì, e lo vedono tutti, cioè Reel è il mezzo video, insomma, su Instagram per cui farsi conoscere, perché non lo guardano solo i tuoi follower, ma esce nei per te. Lo guardano tutti. Fondamentalmente. E quindi, però come dici tu, è un tamagotchi, cioè bisogna ogni giorno, sì. Esatto. Un secondo lavoro praticamente. Assolutamente sì, infatti esistono i social media manager, però comunque bisogna avere anche creatività, perché sì. Devi crearti, che ne so, le rubriche, magari fare il piano editoriale, quindi a lunedì pubblico questo. Poi il piano editoriale, sì. Cioè già siamo a un livello, è un upgrade. Quindi, che ne so, ogni mese... per dire, pubblichi, ti fai post e dici lunedì pubblico questo, martedì pubblico questo, mercoledì pubblico questo, e così hai tutto il mese coperto. Solo che, ad esempio, per me stessa è tanto difficile da fare, più che altro perché non faccio sempre le stesse cose. E quindi è un attimo, devo ancora capirci bene su come organizzare il mio Instagram. Però tipo Gianluca, che abbiamo intervistato qui, sì. Che vende le chitarre, io lo sto seguendo in America perché mi piace, insomma. Peraltro mi ha portato nel bar di Twin Peaks. E quindi ha fatto una cosa per boomer, che guardavano Twin Peaks alle medie, e ci ha rincollato lì. Sì, ma anche questo, cioè creare seguito sulle storie, nel senso che nei social devi mettere anche te stesso, cioè non... Ecco, questa è una cosa fondamentale. Assolutamente. Che tanti non capiscono. Assolutamente, perché alle persone piace conoscere chi c'è dietro lo schermo, piace conoscere la personalità. Per cui, ora come ora, non bisogna, secondo me, aver paura di essere se stessi, di essere trasparenti nei social, perché le persone, insomma, si innamorano di te e ti seguono per quello che sei.
Ecco, hai detto una cosa secondo me giustissima anche in termini giornalistici, perché quando tu fai un post e parli di te stesso, poi dici oddio, però è lì che hai. Quindi voglio dire, se uno vuole prendere 800 mi piace, ci riesce benissimo. Assolutamente, più che altro. Non vorrei neanche essere provocatori, però raccontare qualcosa di se stessi, no? Magari la paura che puoi riscontrare è l'esporsi. Perché magari dici con questo mi levo una fetta di seguito perché magari non piaccio a queste persone, però alla fine, o magari la paura dei commenti negativi, no? Con gli animali da tastiera che non pensano prima di scrivere. La paura di perdere il seguito, la paura dei commenti negativi, e però come dico sempre, non siamo nati per essere neutri, no? Assolutamente, quindi assolutamente. Abbiamo la nostra. Assolutamente, cioè, abbiamo dei valori, abbiamo delle cose da raccontare, se si hanno delle cose da raccontare che non offendono nessuno, perché non farlo? Assolutamente, poi magari penseranno che abbiamo dei processi di lutto non, insomma, non del tutto ancora sciolti, ma voglio dire, assolutamente. Chi non ce li ha. Un'altra cosa, che programma usi per i tuoi video? Perché adesso siamo curiosi. Allora, per i miei video uso Premiere. Premiere. Perché dovevo imparato quello. Però nel mentre escono anche programmi nuovi, tra cui DaVinci ad esempio, che è utile per la color. Devo farmi un corso per imparare a usarlo. Oppure c'è Final Cut 6 Mac. E io non ho Mac, quindi sarà una prossima spesa che farò. E quindi ci sono più programmi da utilizzare. Ce ne sono, okay. Io principalmente, cioè, io uso Premiere, e con cui mi trovo bene, quindi vado avanti con quello. Ecco. Vai avanti con quello, sì. Va bene. E, sogno del cassetto, sappiamo che già lo stai esaudendo, però voglio dire, cosa ti piacerebbe? Cosa... Allora, io non lo so, nel senso, io per ora, per quanto riguarda il video, non mi voglio escludere niente. Nel senso, voglio provare tutto quello che è mi... possibile. Tutto che... E dopo, quando troverò la mia strada giusta, mi specializzerò. Adesso sto ancora studiando, no? Sto ancora... Stai testando il terreno. Sì, per ora faccio pendolare tra qua e Milano, che lavoro come freelance, insomma, per un posto che si chiama 21 Wall. Non so se conosci. Ho sentito. Praticamente è un co-working, co-living, hotel, bistro, tante cose insieme. A Città Scuola. È quello vicino ai Navigli? No, ne apriranno uno probabilmente in Navigli. Forse l'avevo sentito. Però adesso è in Città Studi. Sì. E in pratica è stato creato da, si chiama 21 Wall perché è stato creato da 21 investitori, tra cui Benetton. Ecco. E lì è bello, cioè, e lì mi piace tantissimo perché è un posto mega colorato, cioè c'è un sacco di gente e io ho bisogno di andare qua, andare di là, no, sono molto attiva, sì. E parlare con questo, conoscere quell'altro, e quindi diciamo che lì faccio una cosa diversa ogni giorno, e che ne so, un giorno mi dicono facciamo foto di food, facciamo foto dello staff, facciamo foto delle camere, foto perché lì fanno anche eventi musicali, fanno un po' tutto e quindi io spero insomma in un futuro di riuscire a trasferirmi a Milano. E il video più strano che hai fatto? Il video più strano che ho fatto? O più curioso? Più curioso, allora dipende, per quanto riguarda il contenuto, quello dei ristoranti, come ho detto prima, di Mestre, che in pratica era un periodo un po', mi ero appena laureata, sì. Eravamo in fase proprio Covid al culmine, e allora ero tanto giù di morale. Come tutti, no? Perché, allora ho detto io non sono una che si arrende facilmente, cioè io se sono giù di morale dico Vale, ripigliati, perché così non va, non va bene, forza. E allora ho detto, ero sotto la doccia, mi è venuta un'illuminazione, ho detto perché non aiutarci? Quindi ho detto io sono videomaker, ho il potere di dare visibilità, perché posso dare visibilità tramite la camera, insomma tramite l'immagine. La ristorazione è in un momento di crisi, di difficoltà. E allora ho detto, e anche il mondo dello spettacolo,
E quindi ho fatto dei video, ad esempio, di festival di swing. E allora ho chiamato questi due ballerini che sono bravissimi e gli ho detto: ragazzi, facciamo un video tutti insieme. Quindi ho coinvolto questi due ballerini, una ragazza che mi ha fatto una cover con il piano, sì. E un ragazzo che mi ha messo, mi ha messo l'audio. E dopo sono andata tipo per una settimana in giro tutta Mestre a chiedere alla ristorazione se mi davano il posto. In pratica quindi ho portato questi ballerini a ballare dentro questi ristoranti e ho fatto un e dopo ho unito tutte le clip dei ristoranti e così insomma ci siamo aiutati a vicenda, ci siamo dati visibilità a tutti quanti e è stato un lavoraccio. Bellissimo. È stato dato tanta soddisfazione. E poi nel mentre ad esempio ho fatto anche una campagna qualcosa sui social, tipo per una settimana ho fatto un video di presentazione dove c'erano due me, no? E adesso sei sdoppiata. Mi sono sdoppiata. Ho detto bene, uscirà questo giorno e in più ho scritto a Venezia Today, ho scritto a Sei di Mestre. Puoi scrivere anche alla Nuova Venezia. Mi hanno fatto un articolo. Ecco. Mi hanno chiamato. Bravo. Ho fatto un articolo sul giornale e ho fatto insomma questo progetto e mi ha dato molta soddisfazione a livello di contenuto. Per poi... Però te lo sei inventato tu, diciamo. Sì, è partito proprio dal cuore. È bello perché tutte le persone che stiamo sentendo ci raccontano qualcosa durante il lockdown che le ha, tra virgolette, ma perché... sprunate, no? Sì, perché è un momento che sei da solo con te stesso e dici cosa posso fare per migliorare la situazione, perché non siamo stati bene in lockdown, cioè siamo stati tutti male. E per cui ho detto vabbè, rimbocchiamoci le mani e le maniche e facciamo qualcosa. Dopo invece quello più pazzo è stato appunto il video di questa challenge che mi ha permesso di andare a Milano. E lì è stato, cioè abbiamo fatto un video pubblicitario di 30 secondi per 21 wall in 12 ore. Quindi riprese, montaggio, organizzazione. Quindi è una cosa molto molto molto... È stato veramente faticoso. Regia, impariamo, eh. È stato veramente faticoso. Va bene, allora guarda, intanto speriamo di rivederti. Assolutamente. E anche sui social, no? Assolutamente. Poi noi comunque facciamo un reel, giusto? Sì. Va bene che diamo la diretta, facciamo qualcosa per Instagram. Assolutamente. E con Gianluca hai fatto nulla? Ah no, sì, hai fatto il video del suo negozio. Ho fatto il video del suo negozio, sì. Bello, sì. Visto. Era senza musica quello, no? No, l'ha fatta lui la musica. L'ha fatta cioè, lui. Ci siamo organizzati, lui ha fatto la musica e io ho fatto le riprese. Quello che poi hanno spedito a me è che noi abbiamo aggiunto. Allora quello sì, l'ho fatto io. E che me l'hanno inviato, però io avevo fatto un video pubblicitario, insomma, per Instagram. Aperto. Sì, quando ha aperto. Il negozio di chitarre. Esatto, per dove lui ha fatto la musica, io gli ho fatto il video, insomma, abbiamo organizzato tutto, è venuto fuori un contenuto carino. Carino. Sì. Va bene, allora, giusto per essere brevi e non annoiare troppo l'attenzione, sì. Noi ringraziamo Valentina che ci ha dato degli spunti, adesso non so voi, ma a me ha dato degli spunti interessantissimi e speriamo di, insomma, magari collaboriamo, facciamo qualcosa di bello insieme. Noi ringraziamo ovviamente i fratelli Trevisan e vi diamo appuntamento a sabato prossimo e nel frattempo ti facciamo anche tantissimi auguri. Dov'è che ti troviamo? Su Instagram? Sì, mi trovate su Instagram, Valentina Angeli Video, su Facebook, Valentina Angeli Video, su TikTok, Valentina Angeli Video. Se volete un video di voi che andate in giro per la strada, se vi sposate, se vi fidanzate, oppure in sala parto, non lo so. Eccomi, qualsiasi cosa. C'è lei che trasforma qualsiasi cosa. Grazie a tutti.